Benvenuti a 7 giorni in 70 secondi, dove vi raccontiamo in pillole gli avvenimenti più importanti della settimana. In apertura parliamo del via libera dell'EMA al vaccino AstraZeneca. Il vaccino, dice l'EMA, è sicuro e efficace. Escludiamo che sia associato a un aumento complessivo di casi di trombosi. Per questo il piano di vaccinazioni, che include l'uso del vaccino AstraZeneca, può ripartire. Da oggi sono riprese le vaccinazioni anche al policlinico. Giovedì 18 marzo si è celebrata la prima giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da coronavirus. In questa occasione il presidente della regione Christian Solinas ha voluto che si piantasse a Villa Devoto un albero d'ulivo, simbolo per tenere sempre vivo il ricordo di ciò che è accaduto e che ha lasciato uno strappo profondo nella storia dell'Italia e di tutto il mondo. Giornata nazionale del fiocchetto Lilla. Lunedì 15 marzo abbiamo celebrato la giornata nata per dare voce e speranza a coloro che stanno lottando contro i disturbi del comportamento alimentare, come anoressia, bulimia, ma non solo, ne esistono tanti altri. È importante sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema e ricordare che questi disturbi non sono un semplice capriccio. Come di consueto vi ricordiamo che potete seguirci su tutti i nostri canali social, su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Potete leggere le nostre news sul canale Telegram AU Cagliari e per chiedere informazioni potete inviarci un messaggio su WhatsApp al numero 338-7194-434. Buon fine settimana a tutti, noi ci diamo appuntamento a venerdì prossimo.